un protagonista assoluto della storia del motocross, quindi David Thorpe con il numero 3, tre volte campione del mondo. Attenzione, sono partiti molto bene ed è un'altra volta sono Leisk e Geburs a prendere in mano la corsa con il numero 18. Intanto vediamo che già c'è una mucchiata, c'è anche un pilota che ha avuto il ruolo meno comodo, quello di stare sotto agli altri, ma tutto si è risolto nel migliore dei modi. Tra i coinvolti l'olandese, abbiamo visto il numero 4, l'olandese Kees van der Ven con la KTM, ed ecco con il numero 16 è Dietmar Lacker, quindi non è il 18 ad aver preso il via, ed è Leisk in seconda posizione con Geburs in terza, quindi con l'8 Billy Lyles, con il 2 vediamo anche caratteristico il colore delle Kawasaki Kurt Nickel. Le squadre ufficiali sono quelle della Honda, della KTM, della Kawasaki, ed è Leisk che ha preso ora il comando davanti a Dietmar Lacker. Ecco l'australiano Leisk, pilota che quest'anno partecipa al campionato del mondo per la prima volta dopo essere stato uno dei protagonisti della scena statunitense e naturalmente australiana. Leisk ha 24 anni e mezzo ed attualmente nella classifica iridata si trova in sesta posizione con 46 punti. Leisk quindi si pone ancora una volta come protagonista in questa seconda manche, alle sue spalle Dietmar Lacker, ma vediamo già con il numero 1 Eric Geburs. Eric Geburs, pilota belga che si è distinto nella passata stagione per vincere il titolo, ma soprattutto per aver conquistato anche il titolo della 500 dopo aver fatto suoi i titoli della 125 e della 250 nelle stagioni 1982-83 nella 125, 87 nella 250, quindi il quarto titolo l'anno scorso nell'88. Per quanto riguarda invece David Thorpe, terzo nel campionato del mondo del 1988, ha conquistato due titoli mondiali della 500 nell'85 e nell'86. Sono passati i piloti per la prima volta sulla linea del traguardo, hanno completato quindi il primo giro. Ricordo ancora 40 minuti più due giri, la durata di una manche iridata, e vediamo che c'è in buona posizione, in sesta posizione Cavatorta, ecco in sovraimpressione, vedete Cavatorta in sesta posizione, in settima Thorpe e in ottava Billy Lyles, mentre in quarta e quinta posizione abbiamo il belga Geugens, quindi Persson, la Persson con il numero 27. Ecco Cavatorta, John Cavatorta, pilota parmense di 29 anni che figura nella classifica iridata in tredicesima posizione davanti a Georges Jobet e Franco Rossi. Eccolo Cavatorta, che purtroppo nella prima manche è stato penalizzato da una caduta, ed ecco Leisk al comando con la sua Honda. La Honda domina la classe 500, l'alternativa è posta dalla Kawasaki e dalla austriaca KTM. Quindi torniamo su questa prova delle 500, quarta prova del campionato del mondo sulla pista di Fermo, pista che si trova sul Monte Rosato proprio di fronte alla cittadina marchigiana, ed ecco Georges Jobet che con il numero 63 si trova ora in decima posizione, parcheggiati diciamo nell'area della squadra ufficiale della Honda.
Eddie Lawson, quindi abbiamo visto anche il texano Kevin Schwantz, quindi abbiamo visto Didier Deradighes, ed ecco che intanto Thorp ha i suoi problemi con Life Person. Thorp si trova in quarta posizione, ora in terza posizione davanti a Life Person, quindi rimonta di, del resto abbastanza prevedibile, di Thorp che è in terza posizione. Intanto Geburs e Leisk si ritrovano di nuovo a dover combattere gomito a gomito in una manche iridata, cosa che hanno fatto in maniera molto intensa e molto spettacolare nella prima manche. Da Jean-Michel Bahil davanti a Brock Glover, Michel Bahil con la Honda, Glover con la KTM, Fanton terzo con la Suzuki, che quindi si aggiudica il Gran Premio d'Austria di motocross classe 250. Una ottima notizia quindi questa, che vede tornare ai massimi livelli Fanton, mentre avete visto che intanto Geburs ha preso il comando davanti a Leisk, mentre Thorp, che abbiamo visto poco fa superare Persson, ha realizzato il miglior tempo sul giro. Geburs quindi cerca di imprimere il ritmo alla gara, vedremo se Leisk riesce a mantenere contatto. Ha passato d'autorità Geburs, si sta avvicinando ora a Thorp. Thorp ha vinto, lo ricordo, l'ultima prova, la terza prova del campionato del mondo della 500, vincendo entrambi due piloti iscritti con i colori di San Marino, paese che ospiterà il 2 di luglio l'ottava prova del campionato mondiale di questa stagione. Ecco intanto che Thorp è arrivato alle spalle di Eric Geburs e attacca all'esterno, ma Geburs ha la traiettoria più favorevole, si incrociano le due traiettorie, vediamo se riesce Thorp a sorprendere Geburs. Ci riesce, avete visto Geburs voltarsi sulla sinistra e Thorp è passato sulla destra, quindi il pilota inglese ha superato Eric Geburs, riproponendosi quindi ancora una volta come il dominatore di questa classe. Intanto vediamo con il numero 25 il romano Nannini, che è stato sfortunato nella prima manche, è scivolato ed ora figura in tredicesima posizione in questa seconda manche. Ecco Thorp al comando della corsa davanti ad Eric Geburs, alle loro spalle, immediatamente alle loro spalle con la terza onda c'è Leisk, quindi con il numero 17 un'altra onda, quella di Persson, segue poi la Kawasaki numero 2 di Nicol, quindi col numero 11 l'altra onda del belga Keukens. Ricordo ancora Nannini quindi in tredicesima posizione, ma meglio di lui con il numero 14 in ottava posizione sta facendo Rossi, Franco Rossi, pilota di Lerici, 25 anni, in sella alla KTM, 14° nel campionato del mondo 1988. Ecco le prime tre posizioni, Leisk cerca di rispondere, poi vediamo Persson col numero 17 immediatamente alle loro spalle, ma lontano, non c'è contatto fra loro, e quindi con il numero 2 Nicol, con il numero 11 Geugens, poi Jobé e con...